Ancora un allenatore sulla panchina del glorioso Torino. Il mago del vivaio granata, Vatta appunto, che però non ha creduto al miracolo della panchina rinnovata, anche se era lui a rinnovarla. No, io non sono andato in panchina, non sono così infantile, non sono così stupido da non capire la situazione del Torino attuale. Però devo dire che i ragazzi hanno fatto tutto il possibile, hanno messo in campo tutto quello che in questo momento sono in grado di dare. Vatta ancora non ha potuto compiere il miracolo della organicità di squadra. Certo, questo non era possibile farlo in tre giorni naturalmente, anche se la squadra per una mezz'oretta direi che si è mossa benino, è stata anche abbastanza incisiva e tutte le volte che ha spinto nella prima parte fino al gol direi che ha fatto paura al Pisa. E dopo il gol naturalmente il Pisa ha cercato di tirare i remi in barca, è diventato difficile, ma è proprio qui che si sono viste le carenze del Torino. Vatta sostanzialmente lucido, preciso, che ha centrato la prima mezz'ora di gioco con il suo giudizio. Gioco in perfetto equilibrio fra le due squadre, per i portieri per esempio lavoro da ordinaria amministrazione. Il Pisa è sembrato più tranquillo anche quando ha perduto Elliott per infortunio, ben sostituito da Dianda, e ad una manciata di secondi dalla mezz'ora il gol di Incocciati, quello della vittoria. Gol anche della salute del Pisa forse, ma un gol come è andata? Bravura di Ben, ingenuità del portiere, ma Incocciati e Brambati ce lo raccontano. Beh, il gol è sempre ramificato, la percentuale semmai di colpa. Comunque il dato di fatto è che io ero lì e sono riuscito a fare gol. C'è stato uno scontro comunque in aria tra il portiere e un giocatore, non so se era dei nostri o dei loro. Ezio Rossi è saltato contemporaneamente e tirando via di pugno ha fatto rimpallare la palla sulla schiena o sulla testa del nostro difensore, e purtroppo per noi è carambolata sui piedi di Incocciati, che non ha avuto difficoltà in saccare. Incocciati, va detto, forse il migliore in campo, indipendentemente dal gol, ha forse trovato più spazi del dovuto nella zona predisposta da Vatta. E sul tempo che scade, Ben, una splendida punizione, ha colto il palo. E che farà il Torino? Nei secondi 45 minuti il collega Costa ha strappato questo stralcio di speranza al presidente. Un Torino forse meglio disposto delle altre volte, sto comunque soffrendo le pene dell'inferno. Mi auguro che secondo tempo qualcosa di nuovo succeda. Ma non è accaduto proprio nulla nel secondo tempo. Il Torino è vero ha premuto, ha cercato il gol con qualche guizzo individuale, magari di Miller o di Fuser. Ma il Pisa ha giocato con grande senso tattico e con un simbolo di una volontà determinata al sacrificio. Già, il turbante di Bernazzani l'ha detta tutta sul cuore nerazzurro e anche sul gioco. Sicché alla fine anche Netani ripeterà ancora domenica prossima tutti a Cesena. Sì, noi abbiamo predisposto un'organizzazione particolarissima e il Consiglio di amministrazione si è riunito in questa settimana e ha autorizzato il Presidente a decidere in conseguenza. Da domani mattina saremo in condizioni di predisporre questa trasferta, il massimo del pubblico possibile sarà trasportato con tutti i mezzi a Cesena. Mi dispiace che qualche risultato sia stato strano, anche oggi, così, no? Perché il nostro. L'arbitro? L'arbitro impeccabile da campionati del mondo.